Teramo a dir poco rimaneggiato, fuori l'ASIC di Achite, Vitturini, Di Matteo, Minelli e Viero per infortunio, Tentardini, Lari e Santoro causa squalifica, Paci lancia il 18enne Luca Lombardi, arrivato a gennaio in prestito dal Monza, si tratta del debutto assoluto per il mancino ex recanatese, in coppia nel cuore del reparto nevralgico con Arrigoni. Dal primo minuto anche Birligea, esterno di centrocampo a destra sulla fascia opposta, Costa Ferreira, tra le linee Bombaggi a ridosso di Chiere Mateng, Avellino secondo in classifica ma reduce dall'inopinato KO di Vibo Valencia, sistema di gioco 3-5-2, assente il regista Aloy, Braglia adatta De Francesco ex L'Aquila e Spezia, davanti il tandem Maniero Santaniello, subito una mischia dalle parti di Lewandowski, se la cava il Teramo che si difende bene, chiude gli spazi e prova a ripartire, la risposta di Arrigoni e compagni al 15esimo, in pressione Birligea, scippa il pallone a Tito, entra in area, ignora Bombaggi e conclude sull'esterno della rete. Primo tempo sostanzialmente privo di sussulti, sul piano tattico Teramo inappuntabile, l'Avellino è pericoloso al 34esimo, Carriero si mette in proprio, spunto e invito al ritroso, Maniero controlla, arma il destro, qualcuno devia, pallone al lato, molto ordinato l'11 di Massimo Paci che in avvio di ripresa costruisce in contropiede la più limpida delle opportunità, da Bombaggi a Chiere Mateng, bello il controllo orientato in campo aperto, ma l'italo-ganese calcia addosso a Forte, che opportunità! Tra gli irpini fuori Santaniello, dentro Fella, subito in evidenza con questo colpo di testa Lewandowski attento, l'Avellino spinge male, Piacentini ne approfitta, Tito crossa centro area a colpo sicuro, destro di D'Angelo, salvifico l'intervento di Arrigoni quasi ad immolarsi. Di Francesco per Chiere Mateng, quindi Pinzamuti al posto di Birligea. 65esimo, cross di Tito, Maniero svetta, Lewandowski c'è, salvataggio completato da Soprano che spazza. Irpini in costante proiezione offensiva, sempre vigile e reattivo Lewandowski. De Francesco testa i suoi riflessi, sulla respinta si avventa Tito, presunto contatto con Piacentini, Di Graci, Di Como vede tutto e ammonisce per simulazione il fluidificante dell'Avellino. A 17 dal termine, Mungo rimpiazza Lombardi, Paci accentra Costa Ferreira e innerva il centrocampo col neo entrato, davanti Di Francesco e Bombaggi, a supporto di Pinzauti. Ad un minuto dall'epilogo, cross morbido di Tito, Fella manca l'impatto, Carriero contrastato da K senza alcuna infrazione, almeno così sembra, protesta il centrocampista, per l'arbitro non c'è nulla, finisce 0-0, Teramo indomito, Gagliardo più forte delle tantissime avversità sotto forma di assenze, ben 9, chapeau!